10 come pienezza, completamento di un ciclo. 10 come nuovo inizio, ricomincia un'altra sequenza. 10 come le edizioni del torneo Memorial Daniele Paolucci, Pablo, la cui cerimonia di chiusura si è svolta presso la struttura dell'oratorio La Casa del Fanciullo di Morrovalle, dove si sono disputate tutte le partite di calciotto che in questa edizione, quella che cala definitivamente il sipario sull'evento dal 27 giugno al 30 luglio, hanno visto partecipare ben 34 squadre e 600 giocatori, divisi in 8 categorie, dalla over 40 anni ed oltre fino ai pulcini 2009-2010-2011. La famiglia Paolucci, in particolare papà Alfredo e mamma Sandra, ha voluto realizzare 10 anni fa un evento che potesse continuare a far vivere quei valori per i quali e con i quali era cresciuto Daniele, il loro secondogenito, a cui è stata strappata la vita e con essa la possibilità di coltivarli ancora a soli 17 anni a causa di un incidente stradale. Un ragazzo dallo sguardo fiero e dal sorriso tenero. Gli occhi chiari dietro le lenti degli occhiali mostravano la voglia di scoprire la vita in ogni sua sfaccettatura. Senza forzature, senza artifici, con la naturalezza di chi sa di poter contare sempre sul supporto della propria famiglia, molto unita, con radici ben salde, e sull'amore incondizionato dei genitori e dei tre fratelli, Noemi la maggiore, Pierpaolo e Alessandro, il cucciolo di casa. Il tempo del dolore non lascia spazio al rinnovarsi della vita. Il tempo della riconciliazione offre spunti di crescita. Forti di questa consapevolezza, Alfredo e Sandra non si sono lasciati sopraffare dagli eventi, ma hanno saputo elaborare un grave lutto, traendone energia positiva per l'intera comunità. Come è stato ricordato anche dall'allora parroco di Morrovalle, Don Giordano, durante l'omelia. Io ho avuto il dono di essere parroco qui quando prima di tutto è successa una tragedia, e quindi io penso che per la prima volta nella mia vita ho toccato con mano il dolore profondo, forte, però poi sono stato testimone di come, grazie all'opera dello Spirito Santo e anche grazie alla forza che viene da una comunità, anche da un dolore molto profondo può nascere nuova vita. E quindi la grazia che abbiamo avuto è appunto questo cammino, prima di preghiera, perché per un anno gli amici di Daniele insieme alla comunità ogni mese, una volta al mese, venivano all'Eucaristia. E poi da lì ecco un cammino anche di impegno, di ritrovo, di fraternità, per cui anche l'oratorio della nostra parrocchia, come dire, è diventato un po' un grembo di speranza. 10 anni di un torneo, di una manifestazione così, rappresentano un buon esempio per seminare qualcosa di bello? Credo di sì, soprattutto perché sono stati capaci di chiamare attorno a questa iniziativa tante tante persone, aiutarle ad entrare nello spirito del servizio gratuito, aiutarle anche magari a organizzarsi. Adesso si tratta di capire come continuare. Il mio augurio è che queste famiglie non si tirino indietro e che la cosa possa magari coinvolgere altre persone oltre a loro. Mi auguro che gli spazi dell'oratorio possano essere utilizzati tutti, quindi non solo il campo in erba, ma anche la pista per quanto riguarda pallacanestro e pallavolo. La comunità di Morrovalle ha sempre vissuto con grande partecipazione il Memorial Daniele Paolucci. Una nutrita affluenza si è vista fin dal primo pomeriggio della domenica di chiusura dell'evento, durante la Santa Messa, celebrata all'aperto da tutti i sacerdoti che in questi 10 anni si sono succeduti alla direzione della parrocchia di Morrovalle. Thank you.
adesso ombra luce, ognuno ha un posto suo, ma tu cercavi di più. Molto toccanti e di estrema profondità i pensieri, tradotti in parole, di Noemi, che al termine della cerimonia religiosa ha voluto condividere con i presenti. Che cosa mi dici, Noemi, dopo 10 anni? Mercoledì scorso, il 26 luglio, mi è stata fatta questa domanda ed io solo oggi inizio ad elaborare una risposta. Non ci sono croci più o meno pesanti, ognuno lotta con la sua e quindi anche qui colgo l'occasione per invitarci ad evitare i confronti, io per prima. Ognuno di noi combatte ogni giorno la propria lotta personale. Sii gentile e sorridi, potresti salvargli la vita. Dio ci ha creati come esseri perfetti che non hanno bisogno di un qualche stupefacente per divertirsi. Siamo capaci di farlo con le nostre energie e le nostre capacità. Non abbiamo bisogno di alcol per non pensare. Lasciamo ad ogni cosa che ci accade il potere di ammutolirci, farci riflettere, bloccarci e stimolarci per tirare fuori il meglio di noi stessi per risolvere, ripartire e ricominciare. Abbiamo dentro di noi tutto ciò di cui abbiamo bisogno e quello che non troviamo dentro di noi, state pur certi che lo trovate nel cuore di chi vi cammina accanto. Guardatevi intorno, amatevi e non fate cavolate. La nostra vita va amata e celebrata, non distrutta piano piano. Come per i 9 anni precedenti, anche questa, che è l'ultima edizione, si è aperta con la celebrazione della Santa Messa. Ogni volta è una messa speciale, perché c'è un legame diretto con Daniele, soprattutto dentro le tue parole durante la lettura della lettera. Sì, diciamo che il nostro cammino di rinascita, il nostro percorso di rinascita da questa morte è iniziato proprio nella preghiera e quindi per noi la Santa Messa ha un valore immenso. È stato quello il primo momento in cui abbiamo sentito di rincontrare Daniele e lo sentiamo vicino ogni volta che preghiamo. Ecco, ci sentiamo sempre ogni anno di ringraziare il Signore perché nonostante adesso lo abbia tra le sue braccia, gli permette comunque di starci vicino e noi lo sentiamo. L'oratorio, la Casa del Fanciullo, ha avuto un grandissimo ruolo in questo torneo, è stata la cornice. C'è stato un aiuto reciproco, ci ha aiutato a rinascere, lo abbiamo aiutato a rinascere, quindi siamo rinati insieme, siamo rinati noi come persone, è rinato l'oratorio come spazio, come luogo, come incontro, bambini, ragazzi, adulti che si spendono. È stata una rinascita per tutti e quindi è stata una cosa meravigliosa. Dopo 10 anni posso dire che forse soprattutto l'affetto delle persone che ho incontrato passo dopo passo appunto mi hanno aiutato a ritrovare un po' questo equilibrio, hanno aiutato me, hanno aiutato la mia famiglia. E è nell'equilibrio poi che ricostruisci che costruisci anche un rapporto con chi non è più fisicamente vicino a te ma lo è in un altro modo. Un rapido cambio di scenografia e il palco, posizionato al centro degli spazi polivalenti dell'oratorio La Casa del Fanciullo, ha ospitato, uno dietro l'altro, tutti i protagonisti del memorial Daniele Paolucci, dal 2008, anno di nascita, ad oggi. Coloro che hanno collaborato all'organizzazione, gli arbitri, i collaboratori di precedenti edizioni, ma che non hanno potuto esserci quest'anno, i volontari che hanno contribuito a curare tutte le attività collaterali all'evento, anche la cucina che è stata in funzione ogni sera instancabilmente, i giovani che erano i suoi compagni di classe e gli amici più cari di Daniele, a cui è andato l'unico premio speciale di questa edizione, il Trofeo dell'Amicizia. Tutti lì, sul palco, a fare da cornice ad uno dei momenti più toccanti, quello del lancio dei palloncini verso il cielo, accompagnati dalla voce di Loretta sulle note della canzone di Laura Pausini Ti dico ciao, ad evidenziare ulteriormente la scritta sullo striscione Grazie Dani. Ti dico ciao, ciao, salutami Dio, Dio e digli che tu sei l'amico mio. Ciò che ha impresso un significato speciale al torneo Memorial Daniele Paolucci è l'unicità del premio in palio che in ognuno di questi 10 anni è stato proposto
il piacere di stare insieme nel ricordo di Daniele e nel riproporre quelli che erano i suoi principi di vita. Nel manifesto si legge decimo anno, anno conclusivo. In realtà il taglio che avete voluto dare non è quello della conclusione, ma dell'inizio. Un inizio di qualcosa di diverso. Il memorial dedicato a Daniele finisce qua, perché dopo 10 anni è giusto che un attimino si fermi, non perché non funzioni o non vada bene. Quest'anno abbiamo riscontrato proprio il massimo rispetto sia sul campo che fuori. Quindi proprio è stato un torneo bellissimo, sempre molto frequentato, pieno di persone, pieno di ragazzi. Si sono affrontati in campo con uno spirito di lealtà. 34 squadre, 600 partecipanti, sono numeri che vanno gestiti. Sì, infatti sta dietro pure un bel gruppo di persone, di volontari che mi danno una mano, perché da solo non riuscirei a fare i turni, a fare arbitraggi, a organizzare tutto. Che considera che quest'anno abbiamo iniziato il 26 di giugno e abbiamo terminato il 29 di luglio a giocare, escludendo soltanto la domenica. Il nostro grazie va al vostro esserci stati e alla vostra passione che avete messo nel condividere questa iniziativa. Quest'anno più che mai abbiamo sentito vivo lo spirito del torneo, sia nel campo che fuori dal campo. Questo ci ha reso davvero felici ed orgogliosi e ci auguriamo sia stato un buon stimolo per riuscire a vivere questo sano spirito anche nella nostra quotidianità. Grazie ad ognuno di voi perché avete reso questo cammino un atto di amore fecondo. Ci auguriamo che quello che abbiamo insieme costruito non finisca con la fine del torneo. Vi salutiamo con il solito invito che da 10 anni ormai vi faccio il giorno della chiusura. Non pretendete che i vostri figli siano dei campioni e non valutate il loro essere campioni dal numero di gol che segnano. I vostri figli sono comunque i campioni della vostra vita. E siate felici finché li vedete correre, sorridere e vivere. Questa sera abbiamo vissuto dei momenti molto belli, ma durante tutto lo sviluppo del torneo c'è stata sempre questa grande partecipazione popolare. Quindi questa è un'iniziativa a cui io personalmente e la mia amministrazione è sempre stata vicina, perché ne ha compreso il grande valore sociale ed educativo nello stesso tempo. Questa capacità di creare comunione, coesione, questo impegno di questi volontari che si sono messi insieme ad aiutare la famiglia Paolucci e poi il valore educativo, perché non dimentichiamo che questo era un torneo un po' atipico, nel senso che non c'era tanto il fatto agonistico, c'era un po' lo spirito del barone de Coubertin, ossia l'importante era partecipare. Stasera abbiamo premiato tutti, c'era l'esaltazione del gioco corretto, del fair play, quindi dell'eliminazione delle simulazioni, insomma di tutto quello che di brutto vediamo nel calcio televisivo a volte. Quindi l'impostazione di base che si è sempre data a questo torneo calcistico è stata questa, nello spirito di Daniele, insomma, perché non dobbiamo dimenticare che questa esplosione di vita a cui abbiamo assistito nasce da un evento drammatico che è appunto la tragica scomparsa di questo ragazzo nel fiorfiore dei suoi anni, avvenuta 10 anni fa, insomma, in un incidente stradale. In questa ultima edizione del torneo, la famiglia Paolucci ha voluto consegnare un trofeo ad ogni giocatore di tutte le squadre partecipanti, non solo alla squadra vincitrice dei vari gironi, come nella formula delle prime edizioni. La particolarità del trofeo 2017, un pallone da calcio, sta in due dettagli impressi sulla superficie del pallone stesso: il logo del torneo e il logo di famiglia, rappresentato dalle iniziali dei 5 nomi di battesimo, legati fra di loro dal tratto della D di Daniele. Si meritano l'applauso più grande e più forte di tutti. Ti hanno definito il motore, quindi significa che loro si sentono orgogliosi di quanto fai. Infatti mi ha fatto molto piacere. Io non me lo sento di essere così importante, però forse sono un po' modesto, quindi sinceramente che per loro sono un punto di riferimento. Il successo più grande è quello che siete riusciti a fare in questi 10 anni, non in termini di numeri che sono bellissimi, ma in termini di coinvolgimento. Tantissimi gli uomini, le donne, i ragazzi, le ragazze che vi hanno aiutato. Questo infatti è molto bello. Eravamo partiti con pochi volontari e si sono sempre aggregati persone che prima conoscevamo di sfuggita e adesso sono diventati amici intimi di famiglia. Quindi si è creata una grande famiglia molto legata.
Grazie per aver illuminato con la vostra vita la nostra comunità e il nostro oratorio. La luce che è dentro di voi è per noi un grande segno di gioia e speranza. Grazie. Oratorio Casa del Fanciullo. Noi abbiamo iniziato con un grande dolore e quindi un grande senso di vuoto. E poi è iniziato questo torneo e tutti lo hanno accolto e ci sono stati vicini. E è stato un crescere, per cui abbiamo avuto tante persone vicino che ci hanno aiutato ad andare avanti, che abbiamo costruito insieme questa bella iniziativa che ha coinvolto tante persone. Io vorrei dire grazie di cuore a tutti, senza dire nomi perché ne sono tanti, però veramente noi ce l'abbiamo nel cuore, e tutti voi, perché siete stati veramente grandi e ci avete dato tanto, ci avete aiutato a superare un momento e abbiamo dato un significato anche al dolore e alla morte, quindi a una vita nuova. Grazie a tutti. La gioia è lo stato d'animo che ha accompagnato le centinaia e centinaia di persone che in questi 10 anni sono state accanto alla famiglia Paolucci e hanno contribuito al raggiungimento di un obiettivo così alto, e sempre la gioia è stata espressa attraverso lo spettacolo serale che ha chiuso una domenica così speciale. Dopo un momento conviviale a base di pasta alla matriciana, panini e dolcetti per tutti, l'attenzione è stata completamente per Francesco Capodacqua. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta, a tenersela stretta. Siamo eterno, siamo passi, siamo storie, siamo figli della nostra verità. È stato, sai, entrare un po' in famiglia, conoscere un po' di più queste persone, soprattutto è stato bello l'attaccamento del paese ancora a questo ragazzo dopo 10 anni, dove non è stato dimenticato, mai, non lo sarà mai dimenticato, però anche con questi eventi è importante anche questa aggregazione, che comunque Daniele rimanga sempre qua nella nostra mente, e perché da stasera sarà anche nella mia. Che sia benedetto. Dopo Amici di Maria De Filippi, la sua voce coinvolgente e un profilo da showman camaleontico gli hanno consentito di confermare il gradimento del pubblico ed un successo che lo vede protagonista in numerose manifestazioni lungo tutto lo stivale e non solo. In questa occasione particolare non sono mancate dediche alla famiglia di Daniele e un ampio repertorio delle più belle canzoni della musica italiana. Grande Alfa! Ti voglio ringraziare per tutto quello che hai fatto, in particolare per noi come famiglia, penso anche per tutti quelli che sono stati qua al torneo, perché grazie a te in particolare che ti sei fatto carico di tutto il torneo sulle spalle, ci hai dato una mano un po' a superare questo dolore, a trasformarlo in una gioia e a cercare di farci ricordare Dani sempre con noi, che sta sempre con noi in mezzo al campo e nella vita. Grazie in particolare, proprio comportato da un vero padre che fa di tutto per i propri figli e per la propria famiglia. Grazie Alf. Papà, ti chiedo un favore enorme, non stancarti mai di insegnarci, di trasmetterci i valori che porti dentro, affinché possiamo riutilizzarli in futuro anche per aiutare altre persone come tu hai fatto per la gente di Morrovalle, per gli amici di Daniele e per la tua famiglia. Grazie di tutto. E tu, angelo mio? Continua a brillare e ad illuminare silenziosamente la nostra vita. Con la tua candida umiltà scalda ancora il nostro cuore, senza stancarti mai di sussurrarci dolcemente che no, non c'è nulla da temere. C'è un Dio che ci ama e che ci aspetta sempre a braccia aperte. Corri, corri, brilla, brilla che la tua luce è ora.